Per tornare a vedere i carri allegorici e le sfilate dovremo aspettare ancora qualche mese, ma non per gustare le prelibatezze del carnevale. È stato presentato ieri sera dal maestro pasticcere Stefano Ceresani non il dolce della manifestazione più antica d'Italia, ma i dolci come a rappresentare le tante allegorie presenti alle sfilate. Ho sognato ad occhi aperti e ho pensato ai carri del carnevale quando si facevano e si faranno per via dei Gramsci. Ho separato delle torte come colore, le abbiamo fatte bianche con dentro il pan di Spagna, una mousse di crema e frutta, frutti di bosco, fragole e frutti della passione. Qui c'è sempre il volume, sempre fatto a mano, tutto quanto fatto a mano. Qui abbiamo una torta con riso soffiato, sempre il volume di cioccolato fatto in un'altra maniera. E sempre i volumcini, dico, che sono un pochettino più piccoli. Altra novità è stata la torta arricchita da una carriola carica di dolci per simboleggiare il famoso getto dai carri allegorici. Questa è la torta di rappresentanza del carnevale 2022, torta al cioccolato al 65% di cacao. E abbiamo aggiunto, oltre allo zucchero, le uova, eccetera, il burro, eccetera, e abbiamo aggiunto la farina di mandorle, la farina di mandorle per ricordare i confetti che si gettavano una volta si gettavano i confetti non incartati, si gettavano in terra e la gente puliva la strada proprio mangiandoli continuamente così. Poi sono aggiunte le banane, i baci Perugina e ci siamo fermati lì. A prendere poi la parola è stata la presidente della Carnevalesca Gian Marioli, che oltre ad aver ringraziato il pasticcere Ceresani ha ricordato i prossimi appuntamenti come il Carnevale dei Bambini in programma il 4 e 5 giugno e le sfilate del Carnevale estivo con i carri allegorici nelle date del 13, 14 e 15 agosto. Sono molto felice di essere come ogni anno qui, perché è importante che gli esercenti partecipino ognuno a proprio modo al carnevale. Questo è molto importante perché significa che la città c'è, è presente, e quindi ecco, mi auguro che tutti gli esercenti partecipino a questo carnevale, ma noi non demordiamo, il carnevale va avanti e ecco, sperando di tornare nel 2023 alla normalità.